Ciao a tutti, eccomi qui con un tutorial. In questo tutorial voglio farvi vedere come possiamo creare un biglietto di Natale digitale o da stampare con Photoshop, ed è un tutorial semplicissimo. Andiamo ad aprire Photoshop, andiamo a creare un file, nuovo documento, e andiamo su carta internazionale. Su carta internazionale qui gli devo andare in A5, che è la metà dell'A4. Gli diamo ok, andiamo qui su immagine di rotazione quadro e facciamo 90 orario, in modo che lo ruotiamo in questo modo. Sblocchiamo il livello e andiamo a prendere la freccia disposta per capire dove sta il centro. Ok, qui dobbiamo mettere come due colori un rosso bordeaux e qui un rosso più scuro, e gli diamo ok. Andiamo qui nello strumento sfumatura e andiamo qui nel secchiello, andiamo a creare una sfumatura. Vedete che dal più chiaro va al più scuro, quindi se io vado dall'alto verso il basso vado a creare dal più scuro al più chiaro. Ok, qui abbiamo bisogno del pennello, andiamo a sceglierci una punta. Andiamo a prenderci questo qui con le stelline, andiamo nei pennelli e andiamo a mettere la spaziatura. Andiamo su dinamica forme, forma punta del pennello, e dobbiamo fare una punta piccolina e una spaziatura da 39. Creiamo un nuovo livello e dobbiamo mettere qui con il bianco e facciamo il disegno dell'albero. In questo modo, vedete, qui ce lo ruotiamo un pochino e qui me lo ingrandisco. Vado qui ad applicare bagliore esterno. Sul bagliore esterno vedete aumento un po' la dimensione. Ok, come vedete abbiamo creato questa specie di albero. Ok, poi andiamo qui nello strumento forme. Nello strumento forme andiamo a prendere lo strumento stella, che sta qui. Creiamo una stellina, la riempiamo di bianco, poi andiamo su filtro, sfocatura, controllo sfocatura, e lui ci dice lo rasterizziamo, noi gli diamo ok. Andiamo a mettere una sfocatura, vedete, non troppo, vedete, non troppo sfocato, però un po' sì, gli diamo un 10%. Prendiamo il pennello stelline che abbiamo creato prima e andiamo a creare, vedete, queste scie. Andiamo a ingrandire i puntini, creiamo un nuovo livello. Quando ingrandiamo, vedete, andiamo sul bagliore esterno, tasto destro, copia stile di livello, selezioniamo tutti i livelli, tasto destro, incolla stile di livello, compreso quello della stella, vedete? Prendiamo la stella e la andiamo a mettere sopra a tutti. Andiamo a prendere qui lo strumento rettangolo, questo qui dall'angolo arrotondato, e creiamo un box. Andiamo qui su ombra esterna e andiamo a mettere un'ombra, vedete, in questo modo, e l'ombra sarà un bordo scuro. E gli diamo ok. Prendiamo questa stella che abbiamo la duplichiamo e la andiamo a mettere anche qui, vedete, sull'albero di Natale. Fatto questo, andiamo a prenderci lo strumento ellisse e andiamo a creare anche delle palline, vedete, in questo modo. Le andiamo a mettere qui sopra, andiamo su filtro sfocatura, controllo sfocatura, e gli diamo ok. E qui la sfocatura sarà di 15. Duplichiamo queste palline e le andiamo a mettere nei vari punti. Andiamo a prendere lo strumento stella, di nuovo delle forme personale, e andiamo a prendere qui come colore, gli andiamo a mettere un bordeaux, andiamo a cliccare qua e facciamo il bordeaux che abbiamo fatto qui. Creiamo qui, andiamo a schiarire un po' il colore perché è troppo scuro, e gli diamo ok. Ora prendiamo qui nelle forme lo strumento linea e andiamo a prendere questa linea con i puntini, andiamo qui e gli mettiamo 4 punti, andiamo qua e gli andiamo a mettere la traccia, togliamo il riempimento, premiamo shift. E come vedete stiamo creando un decoro. Andiamo qui, facciamo la stessa cosa,
Ok, come vedete, in base all'altezza e alla larghezza del punto qua. Quindi qui sarà più stretto, diventerà 3 perché è più lungo. Duplichiamo, ingrandiamo questa stella, la andiamo a duplicare e la portiamo in basso. Andiamo a prendere lo strumento linea e mettiamo la linea dritta. Andiamo a creare delle linee, vedete, in questo modo. Andiamo a metterle di colore nero. Prendiamo il righello qui e andiamo a prenderci il centro di questo quadrato e duplichiamo. Selezioniamo le due righe. Ci selezioniamo tutto. E andiamo ad abbassare un po' qui al centro. Andiamo a mettere una traccia più chiara in modo che lo alleggeriamo. E qui al centro scriviamo per, selezioniamo e andiamo a metterci come carattere questo bordeaux. Spero che questo tutorial semplicissimo fatto con Photoshop, ma veramente in modo molto semplice per una cosa senza avere tempo, tanto tempo. Spero che vi possa essere utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!